Riforma sanità marchigiana, servono più servizi e più confronto, è il monito dei sindacati. Tra preoccupazioni e incertezze la voce delle professioni e della sanità. Ben ritrovati con 5 minuti CISL, settimanale di informazione a cura della CISL Marche, in redazione Cinzia Castignani. In questa puntata in primo piano la prima tappa del percorso di mobilitazione unitaria per una riforma della sanità più incisiva e attenta ai bisogni dei cittadini. In oltre 200 hanno partecipato ad Ancona all'assemblea indetta da CGL CISL UIL. Al centro del dibattito i punti sulla sanità contestati alla Regione. A seguire le voci delle professioni sanitarie che continuano a lavorare tra preoccupazioni e incertezze. Il riordino della sanità marchigiana deve essere accompagnato da un confronto costante e reale con le organizzazioni sindacali a partire dal recupero delle relazioni sui territori in area vasta. È quanto emerso nel corso dell'assemblea unitaria organizzata ad Ancona, prima tappa del percorso di mobilitazione, per sostenere una vera riforma della sanità incisiva e attenta ai bisogni della comunità. Sauro Rossi, segretario regionale CISL Marche. Noi riteniamo che ci sia la necessità di approfondire meglio quali sono i reali contenuti da dare a progetto recentemente varato dalla Regione del passaggio dal progetto case della salute a quello di ospedali di comunità. Non è un progetto da contestare in sé, ma è bene valutarne gli effetti e le implicazioni, perché significa capire come si posizionano i posti letto nelle altre strutture di lungo degenza che perdono appunto gli ospedali di comunità, e in raccordo a questo quali sono gli interventi di sostegno alla residenzialità a favore delle persone che si trovano in difficoltà, con una distribuzione di questi posti equilibrata nei vari territori. La concertazione resti sul territorio è invece la priorità per Alessandro Mancinelli, AST CISL, Ancona. Parlare dei problemi, delle liste d'attesa e dei servizi è possibile solo se i soggetti che ne parlano sono realmente prossimi a questi problemi, cioè sono vicini, stanno sul territorio. Parlarne a livello regionale diventa inefficace e impossibile. Altro tema riguarda il fatto che sottrarre la contrattazione a livello territoriale impedirà di fare delle valutazioni veramente precise sul personale necessario a mandare avanti i servizi, e questo si tradurrà inevitabilmente in disagi per i cittadini che quei servizi utilizzano. Liste d'attesa e RSA, i temi attenzionati da Mario Canale, segretario generale pensionati CISL Marche. La cosa più consistente che crea problemi è la compartecipazione ai servizi residenziali e semiresidenziali che la Regione Marche ha adottato con un'apposita delibera, senza istituire il fondo di solidarietà che noi avevamo richiesto per soprattutto aiutare quelle persone che sono meno abbienti. Altra questione che ci crea problemi per quanto riguarda i pensionati sono le liste d'attesa, per le quali la Regione ha predisposto una delibera, ma di fatto ancora non ha dato nessuna attuazione e quindi sono ancora lunghissime liste di attesa. Preoccupazione, incertezza, allo stesso tempo la necessità di garantire la propria professionalità. Lavorano così i dipendenti delle 5 aree vaste, in attesa che si chiarisca il futuro della sanità anche attraverso la riforma proposta dalla Giunta Ceriscioli. Dalibor Svajic, RSU, Area Vasta 1. I pazienti sono ad alto rischio, tengo a dire, di assistenza, che non è più una cosa, perché tutti i cittadini abbiamo diritto di un'assistenza sanitaria e paghiamo contributi per avere questa. Purtroppo questo qui è venuto a mancare. Paola Ticani, infermiera nell'area vasta 3. È un momento che ormai perdura da parecchio tempo, l'incertezza nei luoghi di lavoro che riguarda soprattutto la riorganizzazione. Una riorganizzazione che ormai è paventata da tantissimo tempo e con le nuove leggi che sono uscite adesso a fine anno sembra sia arrivata al dunque. Di fatto tutti continuano a lavorare con la vecchia organizzazione, però il personale non sa quello che succederà domani, dove andrà a lavorare, chi si preoccupa per la mobilità,
perché è vero che nelle aree vaste ci sono degli accordi che riguardano la mobilità ordinaria, la mobilità straordinaria, però è vero che finché non usciranno questi bandi, non ci sarà una riorganizzazione definitiva, la maggior parte dei dipendenti vive la giornata e è una sensazione bruttissima. Sabina Simoni, OSS, Area Vasta 4. È chiaro che in Area Vasta deve rimanere una contrattazione, perché ogni Area Vasta vive il suo disagio, le sue problematiche, quindi non è possibile pensare che a livello centrale si possa fare carico di ogni dei problemi che sono periferici, non è possibile risolverli a livello centrale. E per 5 minuti CISL è tutto. Maggiori approfondimenti sul sito cislemarche.it. Grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima edizione.